Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, mi sto preparando perché tra poco devo uscire con mio papà. Volevo farvi un video perché ho trovato il correttore della vita e siccome so che tanti mi seguono per la mia faccenda dei correttori, ho detto io lo faccio vedere. Allora, intanto ho fatto lo shampoo antigiallo. Allora, una volta a settimana, se fate le mesh, dovete fare l'antigiallo perché purtroppo con il sole le mesh o i capelli comunque biondi tendono a diventare gialli. Allora, ho fatto l'antigiallo e ora vi faccio vedere quale ho fatto. Ne ho fatto uno, questa è la mia fascia con le fragole. Allora, ne ho fatto uno che è buono, fa rimanere i capelli morbidi e non li rovina, perché lo shampoo antigiallo purtroppo tende un po' a seccare i capelli. Allora, io uso quello della Noa, shampoo e maschera. Vedete, è viola lo shampoo antigiallo, perché il viola neutralizza il giallo. Quindi, shampoo e maschera. Dunque, questi costano circa 8 euro l'uno da Tigotà. La Noa è un'ottima marca, mi ci trovo da Dio. Allora, faccio la skin care perché ancora non l'ho fatta. Non so se notate mi sono riempita di sfoghi. Non so per quale motivo, raga, ma mi sono riempita di sfoghi. Boh, non so, il caldo, il sudore, boh, non lo so. Questo è quasi finito, questo della Astra, anzi è finito. Solo che l'altro correttore che ho è quello con retinolo e non lo posso mettere di giorno. E quindi, perché anche se metto la protezione solare, poi è meglio evitare. Allora, ho la pelle, raga, super, super, super. Piena di sfoghi, macchie, bonfi, non so nemmeno io che cosa mi sta succedendo. Mi sto mutando in qualcosa di leggendario, non ho idea. Però è così. Adesso ci metto su la BB cream perché non intendo uscire. Mi è cascato il mondo. Dunque, allora, questo correttore come l'ho scoperto? Mia sorella ha la pelle mista rispetto a me, che ho la pelle secca, lei ha la pelle mista, però ha la zona del contorno occhi abbastanza secco, quindi lei ha scelto di acquistare un correttore che io non avevo mai acquistato. Ero curiosa e l'ho voluto prendere. Raga, l'ho voluto provare, ho provato il suo, mi è piaciuto tantissimo e lei me lo ha comprato ieri. È meraviglioso. L'ho provato e l'ho testato, l'ho tenuto su fino alle 9:30 di sera, dalle 6. Perfetto, non si è infilato nelle pieghe. La crema, quella dell'Astra, vedete, è finita praticamente. Sto raschiando perché questa è la mia crema giorno, perché la mia crema notte è con il retinolo e io di giorno il retinolo non lo metto. Nonostante la mia pelle sia abituata al retinolo, stavo facendo cadere lo specchio. Nonostante la mia pelle sia abituata al retinolo, io il retinolo non lo metto di giorno perché anche con la protezione solare lo evito. Allora, questa crema è favolosa, raga. Ne ho un'altra da usare di giorno e appena finisco questa, quindi non la ricomprerò attualmente, ma prima o poi la riprenderò. Allora, dunque, ora vi faccio vedere il correttore. Il correttore è questo della Deborah, della linea Pure della Deborah, quindi la linea verde, diciamo bio della Deborah. Io questo non l'avevo mai provato, mai. Lo vedevo lì, però non l'avevo mai preso. È meraviglioso, ora ve lo faccio vedere. Intanto comincio con mettere la BB cream. Uso sempre quella di MD. Devo stare attenta perché ne esce un botto. Oh, raga, allora, poco fa pioveva, adesso c'è di nuovo il sole. Pioveva, piovigginava, non è che pioveva. Adesso c'è di nuovo il sole, un caldo fottuto.
Allora, questa, vedete come sono combinata? Non so che mi sta succedendo. È uno sfogo, sicuramente uno sfogo allergico, perché io sono allergica a un botto di roba. Per cui, boh, non lo so che cos'è, però lo copro graziosamente con la BB cream e adesso ci metto su anche il correttore questo. In teoria dovrei fare respirare la pelle, ma non esco in questo stato. Metto su il correttore questo della Debbie che uso per raga, che devo di? Che vedevo di? Purtroppo è così, ragazzi, purtroppo è così. Io sono piena di macchie, rossori e pazienza. Allora, dunque, comincio con mettere il tazzo di Eva. Il correttore, quello per neutralizzare il colore. Non ne metto tantissimo perché questo correttore è molto coprente, quindi ne metto solo un po' perché mi aiuti a neutralizzare il colore. Per ricevere, allora io ho preso, mia sorella mi ha preso lo 02 perché lei ha comprato lo 03 che però per me era troppo scuro e quindi mi ha preso lo 02. Lo 01 è troppo chiaro perché lo 01 tipo è bianco latte, mi ingrigiva parecchio la zona, quindi ho preso lo 02, mi ha preso lo 02. Ok, ho neutralizzato leggermente il colore delle occhiaie, ma allora, questo qua è molto coprente, ma è leggero. L'applicatore è cicciotto, così, bello grande. Ne basta poco, poco, poco. Ed è il correttore della vita, tanto che l'ho suggerito pure alle mie amiche, che come me hanno bisogno di correttore. Allora, ne ho messo forse troppo. Beauty blender. Sì, ne ho messo decisamente troppo. Ok. Nonostante ne mettiate un po' di più, non si infila nelle pieghe ed è una cosa meravigliosa per me perché io non setto il correttore. Ok, 2 secondi ed è sfumato, cioè 2 secondi, raga. Lo lascio agire qualche secondo di solito perché quando il correttore lo lasciate agire qualche secondo prima di sfumarlo, aumenta la coprenza. Però, raga, è stupendo, cioè è veramente, veramente, obiettivamente favoloso questo correttore. Quindi ve ne volevo parlare perché fondamentalmente io faccio sempre lo stesso trucco, non è che mi cambia niente. Ecco fatto, finito. Cioè, raga, questo correttore si sfuma in niente. Fatto. Luminoso, illumina, non si infila nelle piaghe, non fa le crepe. Cioè, meraviglioso. E ve lo ripeto, è lo 02 della linea Formula Pura di Deborah, 0% petrolati, fragranze, siliconi. Lo vedete, la linea della Deborah, questa c'ha i rossetti, il fondotinta, insomma, c'è un po' di tutto. Tutto qua. Adesso metto un po' di blush e volo perché devo uscire a accompagnare mio papà, deve prendere delle cose, quindi lo accompagno. Ok, fatto, finito. Cioè, rapido indolore. Poi metto un po' di blush di questo qua di Essence, che è delizioso, io lo adoro. Quindi più tardi dovrò dare comunque l'acqua alle piante, perché all'orto, perché ha piovuto ma non ha piovuto granché, cioè non ha piovuto niente praticamente, era previsto temporale. Temporale. Ha un odore di anguria questo qua meraviglioso. Ormai l'anguria è ovunque.
L'effetto abbronzato, non troppo però, che sembro poi sono sporcata il naso. Ecco qua, fine. Metto anche un po' sugli occhi. Questo è il solito trucco che faccio sempre, raga. Non è... Ok. Rapina indolore. Allora, ho cominciato il giochino degli short. Io ieri ho fatto una live su questi movimenti strani che ci sono attualmente su YouTube e ho cominciato il giochino degli short. Quindi faccio gli short e sono curiosa di capire com'è l'andamento degli short, perché io, raga, non è che li ho fatti sempre, cioè non li ho fatti quasi, ma ho cominciato a farli da poco. Metto questo qui che è praticamente un rossetto liquido che rimane morbido di Yes Style. La linea è Flower House di Yes Style. Il colore è stupendo. Allora, rimane morbido. Si fissa e non si muove. È meraviglioso questo rossetto. Rimane veramente, veramente morbido. Non lo sentite proprio. Si fissa dopo un po' e non si muove più. Bene, questo è il mio trucco velocissimo. Vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao.